Qui finalmente spiana un po'. Partiti da male che c'è avuto ancora col buio. Eccola là. De Pelmeiros. Oh, ormai vicino, sì, benissimo, vicino a Venezia, ma adesso prendiamo il sentiero 472 per andare nella fessura tra Pelmo e Pelmetto. Qua va detto che si la mette in macelleria. Chi ha la canzone? Sì. Bene, dopo un'ora e 21 di avvicinamento ci stiamo avvicinando proprio dove c'è il bivio, località Le Mandre, e dopo prendiamo il nostro bivio a destra per salire in mezzo al Pelmo e Pelmetto, per salire per la fessura. Per la cima, ma fare almeno la Gromman, cioè fare il traverso. Ok. Perché noi comunque dobbiamo arrivare località Le Mandre, e adesso qui abbiamo il nostro bivio che ci porta proprio lassù. Oh, qui troviamo anche delle frecce, è segnata. Segnata, ma siamo proprio in sto canalino di scolo. Bene. È abbastanza bollinata e segnalata. Sono quasi fuori da questo tratto pieno di mughi. Lassù, lassù. Il canale. Ci sono i buchi. Oh, guardate che spettacolo. Spettacolo di panorama. Col civetta. Civetta là. Ancora un po' di buchi. E facile roccette. Era tutta segnalata, a parte la traccia che è evidente. Anna Maria là in fondo che cerca una strada alternativa. Noi siamo qua in mezzo alla fessura tra Pelmo e Pelmetto. A un certo punto si taglia a destra e si risale per di qua. Ci siamo messi il casco qui nel canale, poi tramite un sistema di altre cengette e canalini andiamo in su. Oh. Ambiente sempre spettacolare qui sul Pelmo, lì ce l'ha. La forcella che divide il Pelmo dalla via normale del Pelmetto. E questo. Facili roccette, tutta segnalata. Intraprendiamo la cengia. È ancora bollinata. E questo è il vero inizio della cengia di Gromman. Tutta piena di detriti, come si vede qua, si vede anche davanti. Bisogna stare attenti. Che roba, spettacolo. Uccellino. Qui bisogna stare attenti al ghiaino.
un passo alla volta, un passo alla volta, guardando bene dove si appoggiano i piedi. Incredibile come si possa camminare qua dove non c'è nulla praticamente. Bisogna stare sempre attenti. Questo è il punto dove gira dalla parte adesso sud dove c'è il sole, si segue di là, di là. Stavolta farò il video integrale di questa cingia sempre sul pelmo. Questa è molto più sporca e meno trafficata della Bal. Passo veramente lento, un passo alla volta. Questo è uno dei passaggi secondo me più delicati, molto molto delicato, perché giù non c'è veramente nulla. E così scende qua. Ecco, adesso si gira qui a sinistra, sicuramente. Sì, qua. Eccola. Con Mirko su uno dei punti più panoramici visti da qua, spettacolo. Le scarpe slacciate. Io li allaccerei, allaccerei, perché qui un attimo inciampare. Sì. Qui è molto stretta e come vedete laggiù c'è lo strapiombo più totale, più totale. Allora la concentrazione qua è doppiamente alta, è doppiamente alta, è molto stretta e quasi neanche si vede, eh? Si potrebbe scendere, volendo, però, sì, però qui stai alto. Vediamolo come corda. Ok, ok, perfetto. Ti stai riprendendo i passaggi? A te sì, adesso sì. La cosa che mi interessa, no? Far vedere qualcuno come fa, che con me sopra non si vede niente. Bello, bello questo, eh? Facciamo vedere anche l'altro. Vai Alessio. Non saprei dirvi di preciso quanto manca, perché non sto guardando neanche la traccia sul telefono, e in alcuni punti è più stretta, in altri punti più larga, in altri punti è più piatta, in altri più sporca, è molto molto varia. Ci sono comunque gli ometti che sto seguendo e poi si vede evidente anche la traccia. A passo molto lento, comunque si procede. Purtroppo siamo in mezzo alle nuvole, ma non so se è bene o male, perché almeno non vediamo magari il vuoto che abbiamo là sulla nostra destra, e procediamo sempre, sempre con molta molta calma. E niente, abbiamo finito la cingia, ci
ci aspettavamo un po' più lunga, ma siamo già all'incrocio, anche se non si vede niente. Siamo all'incrocio con la via normale che parte da là, dal Venezia. Ci riposiamo un po' e dopo andiamo su. Adesso siamo tutti qua nella salita. Si sta aprendo, per fortuna. Guarda lassù che spettacolo! Si sta aprendo. E dopo arriveremo sul vallone, quello sopra, speriamo. Intravediamo già la cima. Stiamo facendo un po' una vita alternativa. Si vede lontana la cima. Si vede già. Ma è un po' lontano, sì. Che sta per crollare. Ah, crepaccio sotto! Deve dura. C'è crepaccio sotto! Bellissimo! Vedete, sta parte qua è la più bella secondo me. Questo panorama assurdo! Bellissimo! Piacerebbe poi un giorno riuscire ad andare avanti. Per di lì a scendere da di là? No, non so cosa c'è, ma andare a spionare sulle creste. Qualcosa di bello, sì. Si va su di là, fa tutta la cresta e la croce è lassù. Bene, adesso mi inquadro anche un po' di più. Qui siamo nel vallone che c'è sotto la cima. La nostra cima è lassù. Stiamo andando a prendere la cresta. Sempre bello, però qua su, sempre bello. Sentito quella roba dietro? Sì, no, sto facendo il video. Faccio il video. Adesso faccio la foto. La nostra cima è già lì. Più forte trovato fino adesso. Adesso è lì dietro, non si vede. Eccolo! Eccola! Il cane! Guarda adesso il cane! Ciao! Eccolo! Ciao! Ci siamo quasi! Ci siamo quasi, ragazzi! Qui un po' trafficata di gente che scende. Ciao! Noi andiamo su adesso perché vogliamo la cima tutta per noi. Tutta per noi. Un canalino. Appena fatto un canalino. Anna Maria, facciamo venire su di qua. È divertente.